Onorevole, oggi si voteranno gli ordini del giorno del DL, inerente al DL Rave. Ce n'è uno in particolare che è quello dell'onorevole Costa, che parla della prescrizione. Ecco, sappiamo che i capigruppo stanno decidendo, avete trovato una quadra, lo sosterrete? Beh, la quadra è nel parere del governo e evidentemente anche nella volontà dei singoli parlamentari. Nessuno può dimenticare come ha votato nella precedente legislatura, e quindi noi personalmente come Fratelli d'Italia avevamo assunto una posizione ben chiara di contrarietà, quindi non c'è problema per quanto ci riguarda a valutare positivamente, pur con ovviamente le modifiche del caso, l'ordine del giorno Costa. Questa è la posizione dei Fratelli d'Italia, anche le altre due forze politiche in maggioranza condividono questo suo pensiero? Penso di sì. Invece poco fa Letta ha twittato che bisogna ritirare il decreto rave, tenendo conto delle parole in conferenza stampa della Meloni. Ecco, come possiamo rispondere al segretario Dem? Beh, che basta leggere il decreto rave e si vede che le due cose perfettamente coesistono. Il fatto di aver anticipato di 2 mesi l'immissione in servizio di medici che erano stati esclusi dalla possibilità di servizio fino al 31 dicembre 2022 significa che comunque al massimo il 1 gennaio 2023 sarebbero comunque tornati in servizio. Quindi possiamo però dire che ieri dalle parole del ministro Schillaci uscendo dal CDM non era emerso nulla sul richiamo comunque dell'utilizzo del vaccino e della mascherina. La strada quindi oggi è quella, considerato i numeri e le persone che arrivano dalla Cina. Ma le strade le deciderà il governo, le deciderà il ministro della Sanità, della Salute. Vedremo quali sono le decisioni che vengono assunte. Lei mi ha chiesto se vi era contraddizione tra le due cose, come rileva il segretario del Partito Democratico. Penso che il segretario del Partito Democratico abbia fatto una considerazione che non ha senso.